mettiamo allora in piedi e iniziamo questo piccolo momento, è la parte civile, diciamo così, di questa giornata. Poi proseguiremo alle 17 con la preghiera del rosario, meditata un pochettino con più di calma, e alle 18 ci sarà l'Eucaristia. Accogliamo con gioia Padre Guglielmo, presente in mezzo a noi, dicevo scherzando. Dicevo scherzando che oggi diventiamo concittadini, siamo tutti e due, siamo paesani, adesso siamo tutti e due di sede. Allora, è un onore per noi accoglierti, penso che adesso dirà anche due parole un pochettino il nostro sindaco Andrea, in modo che possiamo comprendere anche quello che stiamo vivendo in questo momento. Allora, lascio la parola, siamo qui al centro. A tutti e due, sì, ci mancherebbe. Antonio, prima. Allora, innanzitutto grazie a tutti di essere venuti. Allora, io ho conosciuto questo giovanotto una mattina alle 6:15, perché qui c'è una rappresentante, Maria, che ha un coraggio, un'energia che fa paura. E a lei che va l'applauso soprattutto. Allora, ci abbiamo messo quasi 2 anni per fare questa celebrazione, per vari motivi. Io voglio ringraziare Padre Guglielmo solo per una cosa. Vabbè, non la dico perché sennò poi peggioro le cose, vabbè. Grazie di essere venuto, benvenuto ad essere diventato cittadino di Silvi. Tutto il consiglio comunale ha approvato naturalmente l'unanimità questa manifestazione e questo riconoscimento per una persona cara, che a me personalmente è una persona che ha una calma e una gioia che è pazzesca. Grazie mille. Intanto io vi restituisco moltiplicato questo affetto e questo grazie. Desidero che voi, tutti voi, sentiate oggi la gioia di appartenere ad una famiglia speciale, la famiglia di Padre Pio. È vero, Padre Antonio, è una buona famiglia quella, si fa tutto per bene e quando arriva Padre Pio la pace, la serenità entra anche nelle famiglie oltre che nel cuore. Quindi sono felice di ricevere questa onorificenza e l'accolgo proprio con tutto il cuore. Silvi sarà la mia seconda famiglia, allora la mia casa, dove io corro quanto posso, anche con i piedi nonostante tutto, ma soprattutto col cuore. E prego Padre Pio di fare quello che io non posso. Lui può entrare nelle case, può guarire, può convertire, può riportare i figli smarriti ai genitori addolorati. È un medico dell'anima meraviglioso. Quindi io vi dico che come lo è per me, lo sarà anche per voi. Voi potete pensare, ma tu puoi pretendere questo da Padre Pio? Io ho fatto un patto con lui. Quello che tu mi chiedi, io ti dico sempre sì. Però poi, quello che io chiedo a te, quello sempre sì. Veramente, sai. Ho constatato dei veri miracoli. Adesso non c'è tempo per raccontare, ma è veramente commovente la sua puntualità, la sua grandezza, la sua potenza di intercessione. A lui Gesù non può dire di no, perché lui non ha mai detto di no al Signore. Io sono stato mesi, anni accanto a lui, non lo so come faceva a continuare a vivere con la febbre che saliva a 50, il sangue che usciva a litri ogni settimana, passavano 10 giorni e non toccava cibo. Non dormiva nemmeno. Una volta ho detto: padre, ma come fai tu a vivere se non dormi per niente? E lui in dialetto con noi confidenzialmente: ah, che dormo, che dormo. E io lo sapevo, fino a mezzanotte stavamo insieme, era sveglio. Alle 2:30 andavo in cella per prenderlo e portarlo in chiesa, quindi era già sveglio. Allora il sonno di Padre Pio, tant'è vero, anche i miei confratelli ve l'hanno confermato.
quelli che, come me, stavano intorno a lui, dice Padre Pio, sono almeno 2 o 3 anni, gli ultimi della sua vita, che non dorme mai, non ha mai dormito. E una sera ho detto, padre, e come fai tu a vivere senza dormire? E lui mi ha rivolto la domanda, e come faccio io a dormire se la mattina, il giorno, ho detto a quello, a quell'altro, sì, prego per te, adesso mi vado a dormire? Quindi il peso della responsabilità delle sue promesse. Allora io gli dico, padre, prometti tu e fai tu. E grazie, grazie. Buonasera a tutti. Io parlo a nome dell'amministrazione comunale. Questo è un riconoscimento che la città di Silvi dà a padre Guglielmo e il consiglio comunale intero all'unanimità ha voluto riconoscere la figura come padre spirituale e oggi cittadino onorario della città di Silvi. Io la ringrazio per aver accettato, perché per noi è, diciamo, è fonte di orgoglio dare questo riconoscimento. Vado a leggere il riconoscimento stesso e faremo la consegna. La città di Silvi conferisce la cittadinanza onoraria a padre Guglielmo Alimonti, honoris causa, per l'interesse e l'affetto dimostrato per la comunità silvarola, con stima e riconoscenza. Il sindaco e l'amministrazione comunale, settembre 2022. Bene, vi ringraziamo anche voi della presenza. Ti aspettiamo più spesso, adesso è casa tua, quindi quando vuoi puoi venire, ma forse vengono più i nostri su da te che tu qui, ma col cuore ce l'hai promesso, col cuore sì, grazie, allora ti ringraziamo veramente, padre. Ti ringraziamo soprattutto per la tua testimonianza. Ringrazio voi, perché così piano piano anche voi diventerete testimoni di Padre Pio come lo sono diventato io. Grazie. Canto numero 3, vieni anche tu.
di omaggio più onorato. Pace e bene, io non mi sono preparata a nessun discorso, visto che ci sono alcuni minuti, allora voglio dire qualche cosa. Intanto grazie Padre, per noi è una grande gioia averla qui con noi, e poi volevo far avvicinare anche i due capigruppo del gruppo di preghiera di Silvi, Antonietta. E c'è anche un altro capogruppo che poi tra ieri e oggi abbiamo capito con un discernimento della volontà di Dio, ed è anche nella parrocchia di Santo Stefano, perché Silvi ha, ecco, forse non tutti lo sanno, ha due gruppi di preghiera di Padre Pio, dell'Assunta e quindi anche della chiesa che attualmente ci riuniamo alla chiesa di San Pio ogni secondo sabato del mese alle ore 16:15 il rosario e alle 17 la Santa Messa. Quindi invito tutti, a chi vuole partecipare a questo momento di preghiera, ovviamente sempre a santificare la festa della domenica, però in particolare in questo giorno c'è il gruppo a San Pio. E inoltre durante il lockdown, per volontà di Dio, il Signore ha donato a Silvia anche un piccolo gruppetto di Padre Pio. Abbiamo accolto l'invito che il Signore ha fatto nei nostri cuori, e a Santo Stefano attualmente ci riuniamo il secondo lunedì di ogni mese alle 9:15 c'è la Santa Messa celebrata da Don Gaston, il parroco, poi a seguire il rosario meditato, e in più per chi non può la mattina il terzo giovedì del mese sempre la sera. E il nuovo capogruppo è la signora Sandra, quindi vi potete avvicinare così ci facciamo anche la foto insieme. Grazie al Signore, grazie a Padre Pio, grazie a te Padre soprattutto per essere qui con noi. Numero 12.
Allora, qui a fianco a noi oggi c'è anche il direttivo con il presidente della protezione civile di Silvi e i ragazzi della protezione civile di Silvi. Non a caso sono qui oggi perché il santo patrono della protezione civile che cade oggi è proprio San Pio, Padre Pio. Ogni anno facciamo, diciamo, una messa per onorare, diciamo, il santo patrono della protezione civile e oggi, diciamo, come tutti gli anni, naturalmente vogliamo fare una preghiera per il riconoscimento e il grazie da parte dell'amministrazione comunale, ma penso da parte di tutti i cittadini, per il grande impegno di volontariato che questi ragazzi svolgono quotidianamente. Padre Pio, nostro patrono, Signore, fai che questa tuta non debba mai sporcarsi di sangue, che queste corde non debbano mai sorreggere un ferito, che i nostri fari illuminano solo volti sereni, che i nostri cani trovino solo persone in buona salute, che la nostra barella trasporti soltanto allegria, che le nostre manichette restino sempre vuote, che dalle nostre radio si ascoltano soltanto messaggi di pace. Signore, quando questo non sarà possibile, proteggi la nostra attività di soccorso, che oltrepassa tutte le barriere ideologiche, razziali e sociali. E se mai ci fosse la necessità, con tutti i nostri difetti e le manchevolezze umane, là assistiti dal nostro patrono Padre Pio, noi saremo pronti.